Divisi alla metà, i conservatori sono pronti a scaricare Theresa May in nome della Brexit, perché l'accordo che il premier britannico ha appena concluso con l'Europa non è stato digerito dal suo partito. Poco fa si è saputo che una cinquantina di parlamentari sono pronti a votare la sfiducia ed è solo l'ultimo segnale di uno sgretolamento che pare inarrestabile dopo le dimissioni di ieri di diversi ministri. Ma lo stillicidio va avanti da mesi. A questo punto la faccenda si fa ancora più complicata. Che la Brexit fosse una bella rogna si poteva capire già 2 anni fa, quando i Tories promossero il referendum. Vittoria risicata e Gran Bretagna spaccata in due. Ma adesso che la data ufficiale dell'uscita, il 29 marzo 2019, è vicina, i nodi vengono al pettine. L'accordo tra governo di Londra e Unione Europea deve essere ratificato dal Parlamento britannico in un voto ai primi di dicembre, ma a questo punto bisogna vedere se la May ci arriva o se nei prossimi giorni si apre una crisi di governo con la possibilità di elezioni anticipate. Quelle dello scorso anno costarono caro ai conservatori. In ogni caso, se la Gran Bretagna non ratifica l'accordo con l'Unione per una separazione consensuale, dal 29 marzo prossimo è fuori del tutto, senza compromessi né transizioni. Un bel problema per persone e merci. Una Brexit hard annullerebbe gli impegni presi per i 3 milioni di cittadini europei presenti nel Regno Unito, compresi 700.000 italiani. Riporterebbe le dogane nei porti e al confine irlandese. Farebbe crollare la sterlina con gravi conseguenze sull'economia del paese. Ma anche per noi, qui sul continente, sarebbe un pessimo affare. Basta pensare a tutte le aziende italiane che commerciano con la Gran Bretagna.